Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a una nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Ruben Castro Toz, giocatore del spagnolo del Real Betis, ottenibile solamente vincendo il torneo che hanno messo in concomitanza con l'uscita dei Toz della Liga. Ottiene questa carta in seguito a una stagione personale niente male, che però purtroppo non è bastata per riuscire a salvare la sua squadra dalla retrocessione. Ma andiamo subito a vedere nel dettaglio le statistiche e a vedere come si compone il game. Iniziamo dalla velocità. Troviamo un 87 sulla carta che diventa 89 accelerazione, 84 velocità scatto. Molto buono nei primi 5-10 metri, riesce a bruciare quasi sempre i difensori. L'unica cosa è che purtroppo si fa recuperare un po' sulla corsa, però dandogli palla al momento giusto e sfruttando quell'accelerazione diventa comunque difficile da marcare. Dopo la velocità andiamo ad analizzare il dribbling, che è sicuramente un altro pro di questo giocatore nonostante abbia solo 3 stelle skill. Troviamo un 87 sulla carta che diventa un'ottimissima agilità, 82 equilibrio, 91 riflessi, 81 controllo palla e 88 dribbling. Qui, ripeto, se avesse avuto le 4 stelle skill sarebbe stato perfetto, però avendone solo 3 bisogna agire un po' d'astuzia. In che senso? Non potendo fare skill molto complicate, si può tranquillamente saltare comunque l'avversario usando l'agilità o di dribbling esperti in maniera molto cattiva. Per quanto riguarda il tiro, troviamo un 84 sulla carta che diventa un ottimissimo 91 posizionamento, un altrettanto ottimo 89 finalizzazione, 80 forza tiro, niente d'eccezionale, 78 tiri dalla distanza, anche qui niente d'eccezionale, anche se c'è da aprire una piccola parentesi. Nonostante per quanto riguarda i forza tiro e tiri dalla distanza abbia delle statistiche abbastanza basse, in game risultano tutt'altro che basse, scusate la ripetizione. Mi spiego, tante volte come potete vedere anche voi nelle clip ha segnato dei gol assurdi, tirando da 30-35 metri anche, e se non segna prende comunque un pallone attraverso, insomma ha un tiro veramente illegale. Tornando alle statistiche troviamo un 76 tiro al volo e 71 per quanto riguarda i calci di rigore. Al solito le statistiche difensive le saltiamo, l'unica da menzionare è la precisione testa, troviamo un buonissimo 88, che però essendo alto solo 1,74 andremo ad usare abbastanza poco. Per quanto riguarda il passaggio invece abbiamo un 70 sulla carta che diventa 80 visione, 65 cross, ma tanto di crossare questo giocatore non ci interessa più di tanto, 62 precisione punizioni, non è uno specialista, 75 passaggi corti, buono nella media, 49 passaggi lunghi e 71 per quanto riguarda l'effetto. Qui stesso discorso per quanto riguarda i tiri da fuori. Valore basso che però in game è tutt'altro che basso. Entrano dei tiri a giro molto 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 belli. Per concludere la nostra analisi andiamo a vedere le statistiche del fisico. Troviamo un 68 sulla carta che diventa un ottimissimo 86 elevazione, però come ho detto prima è alto solamente 1,74, quindi difficilmente andremo a prendere delle palle alte. 78 stamina, valore abbastanza bassino, però basta sapersi regolare un attimo e a fine partita ci arriva tranquillamente. 66 forza fisica, che è uno dei pochi contro di questo giocatore, veramente lo strattonano anche fin troppo. E 54 aggressività, che è l'altro contro di questo giocatore. Come ho detto per Dybala nell'altra review, è un giocatore che vuole tanto palla sui piedi e difficilmente va ad aggredire il portatore di palla avversario. Ci sarebbero anche da menzionare le 3 stelle piede debole e il work rate come contro, diciamo. Ma risultando in game abbastanza fasulli, non ritengo che sia necessario metterli tra i contro, perché le 3 stelle piede debole sono assolutamente falsissime. Destro-sinistro sembra quasi la stessa cosa. Per il work rate, avendo normale basso, come sapete a me, gli attaccanti con questo work rate non mi piacciono. Però in gioco fa dei movimenti niente male, quindi si può tranquillamente sorvolare sulla cosa. Per finire, andiamo a riepilogare i pro e contro. Tra i pro troviamo velocità, agilità e tiro. Tra i contro troviamo le 3 stelle skill, forza fisica e aggressività. Come voto finale gli ho dato 9, anche perché è un giocatore che con un minimo di pazienza e di abilità potete prendere gratuitamente vincendo il torneo, che ripeto è anche l'unico modo per averlo. Con questo il video termina, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di passare dai nostri social e commentate per farci sapere cosa ne pensate, le vostre opinioni, eccetera. Un saluto!